Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi altro video in macchina, però oggi guardo la strada perché c'è meno traffico. Ce l'ho la cinta, perché qualcuno dice sì, ma la cinta, mettiamo meglio il telefono. No, ce l'ho la cinta ragazzi. Allora, a parte non siete un cazzo, quindi forse era meglio che il video lo facevo dopo. Però guardo la strada comunque, quindi non è un problema. No, allora, che cosa volevo dire? Volevo dire, ho visto il Milan, l'ho visto tutto. Ed è un Milan, ragazzi, che soffre. Perché, scusate per sto pippolo che gira, ma non posso fare nient'altro. Perché è un Milan che soffre, perché è un Milan che, diciamo, molto spesso nella corsa si vede meno, fatica per colpa dei tagli, dei giocatori del Betis. Perché comunque, ragazzi, il Betis è una squadra che gioca, a differenza, a dispetto di come magari molti credono, il Betis è una squadra che gioca e che sa giocare a pallone. E non è una squadra da sottovalutare. Perché è vero che nel campionato spagnolo lasciano più spazi, perché è vero che molto spesso poi quando si va a parlare della Liga si parla di un campionato che magari ci è inferiore, però ragazzi è anche vero che il Betis Siviglia è una squadra che di giocatori forti ne ha uno su tutti, l'ho detto anche all'andata lo Celso, ma tanto le buche di Roma lo potete vedere, ma ce ne ha anche molti altri, e questo, madonna sto coso qui, e questo non lo scopro di certo io oggi. Comunque, a parte questo, il vero problema del Milan secondo il mio punto di vista è stato quello di isolare la punta davanti, perché comunque molto spesso il centrocampo l'ho visto troppo lontano da Cutrone, e quindi Cutrone non riusciva a raggiungere la sfera, e questo per me è stato un grave serio problema di questo Milan, perché comunque molto spesso si cercava di magari uscire in palleggio, si cercava magari di creare un'azione partendo dalle fasce, però molto spesso Cutrone non riusciva a venire incontro, ma per il semplice fatto che il gioco del Milan con Cutrone in campo è per lo più basato sul palla a Cutrone in avanti, con Cutrone che appunto resta davanti, che non viene dietro, che non viene a... diciamo ad arretrare, non fa un po' il gioco della Roma, perché poi qualora facesse il gioco, come ho detto poi anche ieri, ne perderebbe di lucidità, e visto che Cutrone è un giocatore che non pecca di lucidità, ma soprattutto fa della lucidità sotto porta il suo punto maggiore, ovviamente Cutrone rimaneva lì davanti. È un Milan che comunque il punto, lo strap lo porta a casa, e secondo me per come si era messa la partita nei primi tre quarti d'ora, quindi nei primi 45 minuti, nella prima frazione di gioco, è comunque tanta roba ragazzi, perché parliamo comunque di un Milan che, diciamocelo, nei primi 45 minuti ha sofferto non poco, anche se poi comunque è stato molto bravo nella reazione, è riuscito a riprendersi, e questo diciamo lo conferma l'ottima prestazione, la buona prestazione vista nel secondo tempo. A difesa dei rossoneri, mi giro della perché dovete se posso entrare, sì, a difesa, non posso entrare in realtà, a difesa dei rossoneri ragazzi posso tranquillamente affermare che comunque quando ti si rompe un giocatore come Lucas Biglia, che l'anno scorso è vero ha fatto male ma si è ripreso, e soprattutto va detto anche ragazzi che Lucas Biglia è il giocatore fondamentale in questo momento per il Milan, visto che comunque sulla mediana un giocatore con quelle qualità per il gioco di Gattuso ce ne è più che bisogno, e dopo l'infortunio di Higuain al Milan andando un pochino tutto storto, e quindi insomma mancavano delle pedine fondamentali. Poi ho visto alla fine che anche Çalhanoğlu è uscito zoppicando, e questo potrebbe essere un ulteriore problema. Non ho fatto il post partita della Lazio perché non l'ho vista la gara, quindi vi direi una menzogna, non ero a casa. Però il discorso che faccio è insomma è che la Lazio passa il turno, poi bisognerà vedere se passa come prima o come seconda, perché poi oggettivamente c'è tutto un discorso da fare, in quanto poi effettivamente l'Eintracht Francoforte corre. È vero che poi ha preso due gol nel finale dall'Apollo al Limassol, ha rischiato di farsi recuperare, però oggettivamente l'Eintracht Francoforte è una squadra che difficilmente perde punti. È una Lazio che batte andata a ritorno il Marsiglia, e che quindi guadagna in modo anche piuttosto, anzi senza piuttosto, in modo totalmente corretto, in modo totalmente giusto la qualificazione. Bisognerà vedere adesso se ce la farà fare il grande salto. Ma a me, vi dico la verità, mi ha molto deluso Rudy Garcia, perché comunque gli è stata costruita una squadra molto forte, gli è stata costruita una squadra pronta, gli è stata costruita una squadra che tanto madonna regala gente che non sa guidare, va bene, una squadra che poteva puntare, non esagero, alla vittoria dell'Europa League, e che invece alla fine della fiera esce con un ciufolo in mano, perché addirittura fa un punto vergognoso in quattro gare in un girone difficile, perché poi Lazio, Eintracht Francoforte, Apollo Limassol, come ho detto già dall'inizio, sono tre squadre che sono temibili da affrontare. Però visto che comunque ti hanno costruito una squadra che ha come obiettivo, a mio modo di vedere, quello di vincere l'Europa League, non dico che devi vincere tutte le gare eccetera, però
dopo 4 partite, quindi il minimo per essere eliminati, non puoi far peggio, cioè dopo 4 al massimo puoi essere eliminato, vieni eliminato e c'è qualcosa che a mio modo di vedere è sbagliato. Peccato, perché comunque a me sta molto, tanto qui non mi fanno passare, a me sta molto simpatico Rudy Garcia, anche perché a Roma ha avuto dei trascorsi abbastanza importanti e ha fatto abbastanza bene, però oggettivamente questo è e questo va detto. Detto questo, siamo fermi al semaforo e quindi vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate come sempre con un commento qua sotto del video. Grazie per aver visto questo video, scusate per la qualità, ma non sono a casa e questo potevo portarvi, ma avevo intenzione di portarvelo. Grazie, buon shalala, iscrivetevi al canale mi raccomando, domani tanti altri video e noi ci vediamo sempre ad un prossimo video. Prima di chiudere il video regalami qualche secondo, devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì, le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.